Mi dispiace. Jesse! Sono qui! No. No. Vabbè, non ci credo. No, Joel. Ma cosa vogliono veramente questi? Ciao. Ehi. Ti spiace se mi siedo? Vieni. Maria ha paura che non mangi. Lei non può fermarci. Se avessimo gli uomini necessari, le persone in gamba, beh, Jackson si indebolirebbe. Quindi gliela facciamo passare liscia. No, non ho detto questo. Sì, però è quello che accadrà. E se tornassero i cacciatori? Sto parlando con te o con lei? È comunque un rischio. Fosse successo a noi, Joel sarebbe già a Seattle a quest'ora. No, non è vero. Ma certo che è vero, maledizione! Non possiamo sapere con certezza se vengono da Seattle. Washington Liberation Front l'ha eletto sulle loro divise. Forse erano giacche rubate. Ma che... E se il VLF si è spostato? Che stai dicendo? Sai cosa? Domani io parto. Se vuoi venire con me, bene. Non hai idea del casino in cui ti metti. Non sai quanto è grande il gruppo, che armi hanno. Tommy, non mi interessa. Non mi fai cambiare idea. Dammi un giorno. Ne parlo con Maria. Ok? Magari ha qualcuno disponibile. E se non cambia idea? Beh, mi inventerò qualcosa. Solo un giorno. Ti prego. Thank you.
Voglio passare da casa sua prima di andare. C'è una cosa che devo prendere. Ok. Vabbè, io ancora non ci credo. Non sono arrivata ai cavalli. Tommy ne ha preso uno. Ora Maria ha fatto chiudere la stalla. E ancora non ci credo che sia morto Joel. Maledetto Tommy. Che è morto. Troveremo una soluzione strada facendo. Un'auto, un cavallo, qualcosa. Ok. Arrivare fino a Seattle diventa un problema. Sarà più complicato. Il fatto è che poi tutti quanti noi pensavamo che dal primo trailer Joel fosse un fantasma, quello. Ellie. E che sarebbe morto. Se vai, ti seguo. Punto. È bellissimo come si parlano in questo momento, per esempio. Se quella è casa sua, vuol dire che siamo a Boston. Perché se non sbaglio, Tommy e Joel abitavano a Boston. Oppure, qui ci troviamo sempre nel... a Jackson, però lui, tipo, abitava qui. Ehi. Se ti serve qualcosa te lo prendo. Voglio farlo io. Ok. Sto bene. Andiamo. Io ti aspetto qui. Mamma mia, non so che dire. Solo tante lacrime per un personaggio che davvero... Sono partiti con una... relazione così così, Joel ed Ellie, e poi leggiamo cosa ha scritto. Ah no, ok, la morte di Joel è stata la scena più cruda, cruenta e triste di questo gioco per il momento. Chissà cosa ci riserva. Sono Joel e Tommy, ma questo era il suo studio. Almeno penso. Cioè suonava, scommetto che componeva e costruiva. Bellissimo. Aspetta un attimo, ma quella potrebbe essere la casa di Ellie. Le mie promesse al tramonto valgono quanto le altre. No, davvero, si è passati da una situazione allegra, Ellie e Dina. Cioè, si è stravolto proprio. Cioè, è cambiato da così a così il gioco. Momenti spensierati, tranquilli, combattute. Questa è la giacca di Joel. Mamma mia. Questa casa d'ora in poi rievocherà ricordi. Beh, questo mi sembra più che ovvio. Mamma mia. Eh sì, Sara. Con Joel. E qui possiamo vedere Joel con Ellie, che è più qualche anno fa, insomma. Un paio d'anni fa. Vediamo cosa ha qui. Il suo orologio. Poi con queste musiche di sottofondo. Spettacolare. E la sua amata pistola. Quante volte che l'abbiamo utilizzata poi. E questa è la sua chitarra. Sì. Tutto a posto?
Vieni e basta. Perché? Ah, ecco perché. Avrà da dirci qualcosa. Come ha fatto Tommy. Maria, sto partendo per Seattle. Vorrei poter restare, ma non posso. Ho bisogno di fare giustizia. Ellie cercherà di seguirmi, ma tu fermala. Prendile le armi e nascondi i cavalli. Chiudile in una stanza. Ti chiedo del tempo per farla finita. Ti amo tantissimo, Tommy. Otterrà solo di farsi ammazzare. Perché non ha portato anche me? Serviva una squadra per inseguire quegli stronzi. Non potevo dartela. Vuoi davvero rinchiudermi? Preferirei che restassi. Te lo puoi scordare, cazzo. Preferirei che restassi, ma ti conosco bene. Andrai con lei? Sì. E sperate di uscire di nascosto? Già. A piedi? Sì. Ho fatto preparare il tuo cavallo nelle stalle. Prendete le munizioni. Grazie, Maria. Vi chiedo soltanto un favore. Riportatemi quell'imbecille di mio marito. Ma certo. Va bene. Partite ora, finché c'è luce. Aveva un cacciatore addosso. Voleva affogarlo. E Joel non arrivava alla pistola. Cavolo. Hai avuto paura? Beh, ho reagito d'istinto. Mi sono lanciata sull'arma, l'ho afferrata e gli ho sparato in faccia. Quanti anni avevi? 14. Quanti anni avevi quando hai ucciso il primo? Un infetto, dici? No, un individuo cosciente. E non fungino. 10. Wow. Cos'è successo? Un tipo aggredì mia madre. Io lo pugnalai. Merda. Stavolta mi batti. Già, sono proprio cazzuta. Ci siamo perse? Infatti. Direi di no. Ma comunque ciò che non ha fatto, che stava per fare, anzi, nel primo della Stovase. Adesso l'ha fatto. Tommy è andato al posto di Ellie. Ce l'avevano con voi. Forse insomma, cioè, o almeno, vabbè. Nel primo, Tommy doveva andare al posto di Joel a portare Ellie dalle luci. Adesso, Joel ha fatto arrabbiare molto lui, Tommy, è andato al posto. Ok. Cioè, non voleva mandare Ellie insieme a Dina. E quindi è andato lui. Si parlano molto, cioè, in modo diverso da come si parlavano prima. Questo vabbè, sicuramente per il fatto che sempre riguardo la morte di Joel. Che ormai per Ellie era diventato quasi un padre. Il padre di Ellie non si è mai sentito. Cioè si è sentita solo una madre, Anna. Probabilmente stiamo quasi per entrare. Poi comunque hanno detto gli sviluppatori che sono proprio andati di persona a Seattle per studiare la vegetazione e tutto quanto. Quindi strutture, architettura. E poi possiamo vedere che proprio la vegetazione
Guardate l'erba, quanto è diventata alta. Per dire quanto tempo è passato. Stai con Shimmer? Sì. No, la voce di Ellie è molto profonda, per far capire che... cioè, come si sente. Come si sente intanto. Una mappa. E sarà la mappa di Seattle. E infatti... Qualcosa di utile? Una mappa turistica? Beh, è già qualcosa. Almeno sappiamo dove... dove ci troviamo e appunto vedere dove dobbiamo andare. Ma è bellissima, le ambientazioni sono veramente bellissime. Sembra tranquillo. Già, pensa come nascondiamo bene i nostri avamposti. Lo so, è questo a spaventarmi. Già, sai com'è? Potrebbe accadere come al primo, potrebbero comparire all'improvviso, insomma, dei brutti ceffi, come dire. ULF, occhio alle sentinelle. Da qui sembra non esserci niente. Non sembra sali? Ci siano delle crepe sulla parete in alto, le vedi? Sì. Già. Ma dobbiamo riuscire ad arrivarci. Sì, beh, Dina, ma dove stai? ULF, intrusi uccisi a vista. Almeno sappiamo di essere nel posto giusto. Già. Dove sono tutti? Hanno messo un avviso. Significa che c'è un ingresso. Erano soldati della ZQ. Vedi le uniformi fedre? Pensi sia stato il VLF? Sì, li hanno lasciati qui. Come avvertimento. Li hanno proprio massacrati. Ma qua si può entrare. Si poteva entrare in modo più semplice. Come al solito cerchiamo in giro. Sono sicuro che troveremo delle risorse. Come non detto, mi sembra di non trovare niente. A parte buona fortuna, c'è scritto. Digli che ti mando io, consegnali il chilo e ti farà entrare. Che è sto chilo, boh? Un chilo di pasta. Un chilo di farina. Sono comunque zone militari, quindi... sicuro che c'è qualcosa. Che cos'è? Fedra. Stati dell'infezione. Stadio 1. Il Cordyceps ha assunto il controllo delle funzioni motorie della vittima. Rapidi e agili. Infetti allo stato 1 in genere viaggiano in gruppi. Non lasciate che vi circondino. E sono i runner. Quindi qua ci elencano tutti gli stadi. Odio interrompere le tue lezioncine di biologia, ma possiamo uscire di qui? Per favore. Stadio infetto 2. Si nascondono e tendono imboscate le vittime. Spesso aggirano la preda per attaccarle alle spalle. Avvicinatevi con cautela guardandovi attorno. Mi sembra di sentire Neil Druckmann o comunque gli sviluppatori quando... insomma, ci hanno descritto nei vari trailer, più che altro negli ultimi. Stadio infetto 3. Completamente ciechi. Udito molto acuto. Usano l'ecolocalizzazione per scovare la preda. Stateli lontani. Gli infetti allo stadio 3 sono noti per i loro attacchi feroci ed estremamente letali. Sono i clicker. Stadio infetto 4. Evoluzione rara ma molto pericolosa dell'infetto allo stadio 3. Sono dotati di incredibile forza e sono in grado di lanciare proiettili acidi. Non affrontare, tranne se assolutamente necessario. E questo è il nuovo tipo di infetto che hanno aggiunto in questo The Last of Us. Sono i bloater, però ancora più infetti, insomma. E quindi ci possono far esplodere questi acidi, come ci hanno spiegato appunto gli sviluppatori. Il secondo però non me lo ricordo. Chi potrebbe essere? Gli Stalker, forse. Addirittura possiamo trovare delle rughe sotto alle cose. Celle di detenzione. Le usavano anche a Boston. In effetti, il nostro cavallo è rimasto lì. E voilà. Quassù. Visto qualcosa? Sì, ne voglio. Dina, ehi, fammi salire. No, gli effetti luce sono spettacolari. Cioè, io
Veramente questa grafica è troppo bella. Cioè, è vero che uno dice, ma tu sei troppo fissato con la grafica. Ma no, cioè, a me io comunque resto di guardia. I giochi retro. Tu cerca di aprire il cancello dall'altra parte. Va bene. Per dire, quelli degli anni 90, cioè, mi piacciono molto. Però grafica, questo genere di grafica, suppongo che dobbiamo andare da qui. È un boss, è molto alto. Quacciati. Qua dobbiamo prendere una bella rincorsa. Per quanto spazio ci sia. Per quanto spazio c'è. Stavo solo morendo. Hai detto poco. Ah sì, prendiamola a ridere, come dire. Mi verrebbe da dire... Dove sono? Divertiamoci finché siamo vivi. Ok, qua dobbiamo scendere. Però ci sono delle scale che portano su, quindi... Olè. Vediamo un po'. Cosa c'è? Una carta. Cheese Master. Ci troviamo dall'altra parte. No. Oppio, non funziona. Perché? Ah, non mi dire è un cancello elettrico. Eh già. Funziona solo con l'elettricità. Peccato che l'elettricità non c'è. Qui serve la corrente. Attenzione al vetro. Ma cos'è? Cancello. Si sa quando risale. La base del Serevena. Risorse. È già qualcosa. Recupera della benzina dal garage del tribunale e dalla cupola e portala al rifugio della base del Serevena. Che poi benzina per cosa? E non è per niente difficile attivarlo. E qui possiamo aprire. Trasporta. E attacca. Attacca, bastia. Ah, merda. Ok. Permesso? Che? Ehi, va tutto bene? E quel rumore? Ho aperto il cancello. Ora devo provare con questo. Vai, tu sei in gamba. Grazie. La incoraggia di continuo, sempre per quanto riguarda la morte di Joel. Vediamo cosa c'è qui. Un bel po' di roba. Non riesco a dormire, continuo a vedere lui. La sua presenza mi tranquillizza. Vorrei ricambiare in qualche modo. Ecco, proprio quello che dicevamo prima. Sta spesso accanto a lei, insieme ad Ellie, e la incoraggia di continuo, perché sa che ovviamente ha perso una persona a lei molto cara. Fa di tutto per starle vicina. Ho trovato un altro campo lungo la superstrada. Non è detto che si tratti di Tommy, ma sono 2 settimane che non incontriamo anima viva. Dita incrociate. Incrementiamo. Potevo anche non farlo. Che carina che si vede oltre la fessura. Mi sa che dobbiamo staccare questo, perché tanto ormai l'abbiamo aperto. Abbiamo dato corrente e la dobbiamo far arrivare fino lì. È troppo corto. Mannaggia. C'è una prolunga da ste parti? Dina? Tu la vedi? Vabbè. È bellissimo che adesso possiamo lanciare in questo modo le cose. Quindi in questo caso l'abbiamo dovuto lanciare perché non arrivava. E qualcosa mi dice che infatti... No, giusto, giusto. Ava Sword. Cancello principale. Penso proprio che sia questo il cancello principale. 5... 1, 2. Sì. Voilà. Beh, ci avrei scommesso che era questo. Bel lavoro. Mamma mia. Ehi, andiamo. Cioè, tu, cara mia, saresti finita male. Jay? No. Cos'è? Ho trovato un biglietto. È una J. Ci sono dei codici sopra. Parla di un rifugio del WLF in una certa base del Serevena. Serevena. Andiamo a cercarla? Magari troviamo il nostro primo VLF.
E lo facciamo parlare. Sì, beh, non farla così semplice, eh. Abbiamo visto con chi abbiamo a che fare. Con gente che si fa pochi scrupoli e poche domande. Cioè, domande magari se ne fa e come, ma... Scrupoli zero. It East 2. Merda, guarda. Il Serevena. Hotel Serevena. Deve essere questo. Ok. Cerchiamo di passare... il cancello Pedra Merda. Ah, qua dobbiamo mettere una password. Ok, avanti. Vabbè, per dare energia al cancello. E manca la benzina. Niente. Dobbiamo benzina. Andare al tribunale. Maledizione. Per prendere la benzina. Ora che puoi ritornare qui. Merda. Il foglio. Cosa? Il messaggio parla di benzina nel parcheggio del tribunale e alla cupola. D'accordo. Parcheggio del tribunale e cupola. Hai idea di come trovare questi posti? Montiamo in sella e vediamo. Tommy sarà passato di qui. Penso oh mio Dio. Beh, questo deve essere uno dei primi posti più ampi del gioco.